Siamo tutti su tu stesso giro, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come se spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo tini, quando morimo ne portiamo niente. Avimo sempre la puzza sotto il naso, facci mancare a chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti canni susi, ma siamo solo giucci e presuntuosi. Lasciami entrare a guarire il tuo cuore ferito, sono io che l'ho fatto così, è un abisso infinito, assetato d'amore e bellezza, chiede sempre verità, è un desiderio inesauribile di felicità. Lasciami entrare, ti porto la pace che cerchi, nessuna meta, potere o piacere potranno mai darti. Le fatiche e i dolori però io non te li risparmio, il mio amore più forte del male, il mio amore vince anche la morte. Lai, la, 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 la. Buona domenica carissimi amici, come si suol dire, chi ne te vuol bene te dice la verità e magari fa male, certe volte fa anche piangere. In questa canzone Gesù ci dice che le fatiche e i dolori non ce li toglie, perché il suo amore è più forte del male, vince anche la morte. Perciò ci incontriamo la domenica, perché è il giorno in cui Gesù Cristo è risorto da morte e c'è speranza sempre, amici miei, anche dopo la morte, che il Signore ci venga a salvare anche dopo. Allora oggi è una domenica particolare, perché è la domenica della gioia, in latino dice domenica gaudete, e l'invito alla gioia perché? Perché domenica prossima siamo già al 24 di dicembre, la vigilia di Natale. Allora viviamo questo momento davvero con gioia, perché l'annuncio è per tutti, specialmente per quelli tra di noi che vivono situazioni difficili, pesanti, dure, con grandi difficoltà. Rallegratevi sempre nel Signore, ecco, questa è la sfida. È possibile rallegrarsi sempre nel Signore, ecco, perché il Signore, il nostro Signore è Gesù Cristo, crocifisso, ecco, che è uno scandalo per i giudei, cioè per gli uomini religiosi, ed è una follia per i pagani, per quelli che si fermano all'uso di ragione e non riescono a fare questo passo, ecco, perché la ragione ci porta fino a un certo punto, ma poi c'è bisogno della fede, fidarsi di qualcuno che ci annuncia il vero Dio. Ecco. Allora, prima di entrare nella liturgia di questa terza domenica, ascoltiamoci, come facciamo sempre, Papa Francesco all'Angelus del giorno dell'Immacolata. In molti dipinti Maria è raffigurata seduta davanti all'angelo con un piccolo libro in mano. Questo libro è la scrittura. Così Maria era solita ascoltare Dio e intrattenersi con Lui. La parola di Dio era il suo segreto. Vicina al suo cuore, prese poi carne nel suo grembo. Rimanendo con Dio, dialogando con Lui in ogni circostanza, Maria ha reso bella la sua vita. Non l'apparenza, non ciò che passa, ma il cuore puntato verso Dio fa bella la vita. È bello ascoltare la parola del Papa, le cose che ha detto riguardo a Maria, dell'ascolto della parola di Dio,
ma quanto a me viene un po' una tristezza pensare, ma quanti sono gli uomini, maschi e femmine, ricchi e poveri, sani e malati, che si fermano ad ascoltare la parola di Dio e ad accogliere questa salvezza, questa storia della salvezza che Dio vuole fare con noi a partire da Abramo, che è stato il primo uomo. Quindi non ci possiamo meravigliare, voglio dire questo, fratello, non lo so nemmeno dire, ma non ne potemo lamentare, è tutto un male che vediamo che c'è intorno, anche se c'è tanto bene, tante cose belle, ma c'è pure tanto male, tante ingiustizie, non ci possiamo meravigliare perché sono pochi gli uomini che si mettono in ascolto e in attesa di Dio, sono molti gli uomini che si danno un sacco da fare, fanno tanto, ma inutilmente, senza poi riuscire a fare contenti a se stessi, figuriamoci agli altri. Fermiamoci un po'. Volontariamente, non costretti quando da una malattia, da un avvenimento doloroso. Lì sono i momenti in cui ci fermiamo, ma ci dobbiamo fermare quando stiamo bene, in salute, siamo lucidi, insomma. Questa è l'intelligenza e questa è la fonte della civiltà. Noi ci stiamo imbarbarendo, carissimi amici, stiamo nel bel mezzo di una catastrofe impressionante, perché il benessere materiale non è benessere umano. Il benessere materiale fa male, come si dice, troppo scioppia, troppe comodità, troppi stimoli. Quindi è importante fermarsi. Ecco. Allora sentiamoci pure l'Angelus di domenica di Papa Francesco. Impegnarsi per la tutela della dignità di tutte le persone, in modo particolare di quelle più deboli e svantaggiate, significa anche lavorare con determinazione per costruire un mondo senza armi nucleari. Dio ci dona la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune. Abbiamo la libertà, l'intelligenza e la capacità di guidare la tecnologia, di limitare il nostro potere al servizio della pace e del vero progresso. Non tutto quello che possiamo fare dobbiamo fare. Noi ci dobbiamo cercare di capire che dobbiamo fare quello che ci aiuta veramente. Una volta c'era la censura che era usata in modo buono, però anche in modo sbagliato, insomma, perché poi non si può censurare. Però è anche se mi mangio di tutto e di più, è logico che poi non posso stare bene. Se lavoro troppo, se faccio troppe cose, non, perché c'è una legge nella natura che noi dobbiamo scoprire per godere di più di questi 4 giorni su questa terra. E non li possiamo passare a lamentarci delle circostanze che non ci sono favorevoli. Ecco, il Papa alla messa a casa Santa Marta ha toccato questo punto dolente. Non lamentela, ma lasciamoci consolare dal vero Dio che è venuto e viene e vuole venire continuamente, noi non l'abbiamo qui e bussa, fatemi entrare, lasciatemi entrare, ma dobbiamo aprire la porta della nostra mente, dei nostri cuori. Canteremo in questo periodo natalizio la canzone Astro del Ciel, Pargol Divin, Mite Agnello, Redentore. Ecco, luce dona alle menti e pace in fondi nei cuori. Ecco, se c'è la luce dell'agnello e c'è la pace sua nei nostri cuori, ecco, non ci lamentiamo. Se non abbiamo questa luce e non abbiamo questa pace nel cuore, è logico che stiamo sempre a lamentarci degli altri, ma la Chiesa non ci educa a questo, ci educa a riconoscere le nostre colpe, le mie colpe.
per mia colpa, mia grandissima colpa, io pecco, non pecco per colpa di nessuno. Quindi non giochiamo a scaricabarile come Adamo ed Eva, ma poi lo scaricabarile in fondo è noi scarichiamo su Dio, perché è Dio che ci ha fatti così liberi, come diciamo nella canzone, nella sigla, liberi pure in ammazzare. Quindi accusiamo Dio in questo modo e questo non è intelligente fare. Allora sentiamoci il Papa sulla questione delle lamentele. Ma non è facile lasciarsi consolare. È più facile consolare gli altri che lasciarsi consolare. Perché tante volte noi siamo attaccati al negativo, siamo attaccati alla ferita del peccato dentro di noi. E tante volte c'è la preferenza di rimanere lì sul solo, sia sul lettuccio, come quello del Vangelo, sull'altro, lì, e non alzarsi. Alzati, è la parola di Gesù sempre, alzati. Alzati e cammina, c'è una rubrica su Radio Vaticana ogni giorno. Allora, amici, fratelli, siate sempre lieti, dirlo davanti a una telecamera in uno studio che è vuoto adesso, ma dietro questa telecamera ci siete voi e io so che ci sono tanti che vivono situazioni difficili, pesanti. Come si fa a dire siate sempre lieti? Ma non c'è che c'è da stare allegri, stare lieti nella situazione che io vivo? Ecco, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente e in ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi, diciamo sempre nella canzone, noi ne scordiamo troppo facilmente, casimunati senza fa domanda, e di tutte le cose che ne siamo chini quando morimo non ne portiamo niente. Quindi è inutile avere la pozza sotto il naso, a fare a gara a chi nell'occhio spirito, a ne fare i grandezzosi, perché abbiamo bisogno, amici miei, gli uni degli altri, e abbiamo bisogno insieme di Dio, che possiamo organizzare la nostra vita su questa terra veramente in grazia di Dio. Noi non siamo per la laicità dello Stato, ma la laicità dello Stato non vuol dire che facciamo leggi contro la persona, contro gli uomini, ecco, contro il bene di noi uomini. Non siamo per uno Stato religioso, però sta benedetta poi la fede cristiana, amici miei, che è una meraviglia. Come fa a non influire sull'organizzazione della nostra vita? Ecco, Papa Giovanni Paolo II, il grande, diceva aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Lo diceva a tutti gli uomini, ma alle istituzioni, a tutte le culture, a tutte le ideologie, a tutti i sistemi economici, perché ci sono intrallazzi terribili, amici miei, quindi quando tutte le fissarie, Andreotti, Cuttotorino, ma chi governa? È logico che ha a che fare con poteri forti. Noi dobbiamo pregare perché ci siano persone veramente scaltre, intelligenti, che sappiano fare politica, come la definisce Papa Benedetto, no? Ratzinger. L'arte del compromesso, una botta a lucirci, una botta a lutimbagno, per poter vivere sui quattro giorni sopra la terra nel migliore dei modi, perché questa non è la nostra patria è nel cielo, però potrebbe essere un paradiso terrestre se ne convertissimo, ecco, e se ci convertissimo in tanti, perché i pochi, una rondine non va a primavera, no? Se ci fossero persone che non spengono lo spirito, che non disprezzano le profezie, che quando c'è qualcuno che parla nel nome di Dio, ecco, lo ascoltino. Quindi vagliate ogni cosa, perché tutto è buono, ma tenete ciò che è buono, trattenete ciò che è buono, perché in tutte le cose c'è qualcosa di buono. E astenetevi da ogni specie di male. Fa male, pensaci, perché dopo un male fa male. Il Dio della pace
vi santifichi interamente. No, io certe volte dico, ma quando gli ho dato al Signore io un dito, una mano, il braccio, l'avambraccio, il braccio, ecco, tu quanto hai dato al Signore? Perché, allora, perché pretendiamo poi? Noi prendiamo, diamo un dito e vogliamo un corpo intero. Non è possibile, amici miei. Ha avuto la china e la moglie ambriaca, non si possono avere, bisogna scegliere o una cosa o l'altra. Il Dio della pace vi santifichi interamente dalla testa ai piedi, non su compartimento stagno, sandarie e chiese e poi diavolo e casa. Facciamo un discorso religioso, un discorso di fede, aprire e poi nei rapporti, nelle circostanze, ecco, non le viviamo con la forza dello Spirito di Cristo e Cristo crocifisso. Tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, perché siamo tridimensionali, se c'è solamente l'anima e il corpo, e c'è lo spirito del mondo, amici miei, l'anima e il corpo soffrono, perché per non soffrire l'anima e il corpo ci deve essere lo spirito di Dio, lo Spirito Santo, l'amore di Dio che ci spinge, se no ci spinge l'interesse, la convenienza, l'orgoglio, la vanagloria, la presunzione, io, ma che io? Ci vuole Dio, non io, ci vuole Dio. E lo spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, degno di fede, colui che vi chiama. Egli farà tutto questo. È Dio che ci ha chiamato all'esistenza e noi dobbiamo essere sicuri che colui che ha iniziato in noi quest'opera buona di darci la vita, di farci partecipare, la porterà a compimento. Però, ecco, noi dobbiamo riconoscere, ecco, questa debolezza che abbiamo, che ci è stata trasmessa. Ecco, Giovanni il Battista. Giovanni il Battista, oggi è proprio la domenica sua, è grande perché, forse se il papà e la mamma, era un prete il papà, Zaccaria, Elisabetta la mamma, se l'avessero avuto subito, come pure i genitori del nostro San Francesco di Paolo, se avessero avuto subito un figlio, non l'avrebbero educato bene, perché non avrebbero reso continuamente grazie a Dio che gliel'aveva donato. San Francesco di Paolo è nato 15 anni dopo che si sono sposato il padre e la mamma. E Giovanni Battista alla vecchiaia, perché il papà Zaccaria è rimasto muto 9 mesi perché non ci credeva che la moglie potesse avere un figlio, anche se ogni tanto si univano, dice ormai siamo vecchi, alla vecchiaia ormai è finita, e quindi si trascinava. Invece è arrivato San Giovanni Battista, ecco, allora gustiamoci questo, ed era talmente, è stato educato talmente bene, che poi era una persona seria che viveva veramente in rapporto con Dio per il bene dei fratelli, e una via pili su la lingua, diceva pane pane vino al vino, pure al re, una buona fine, una fatta Giovanni Battista, perché un re ci ha tagliato a capo, anzi lui non gli voleva bene, poi l'ha fregato la donna con la quale stava, la moglie del fratello, ecco, allora, venne un uomo mandato da Dio, perché Dio si sceglie degli uomini e lui arriva a noi attraverso degli uomini, se li sceglie lui. Il suo nome era Giovanni, egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, che è una sola ed è Gesù Cristo, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, anche se era grande, tra i nati di donna non c'è uno più grande di Giovanni il Battista, ma il compito suo era quello di dare testimonianza alla luce. E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei, gli uomini religiosi, Gesù è scandalo per i giudei e follia per i sapienti, i greci, quelli dell'Areopago o Areopago. I giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Dice, ma tu chi sei? Dicono a Giovanni Battista.
Egli confessò e non negò, confessò e disse: io non sono il Cristo, perché pensavano fosse il Cristo, il Messia, Giovanni Battista, tanto era autorevole. Allora gli chiesero: ma chi sei dunque? Sei tu Elia, grande profeta Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Perché dobbiamo dare una risposta a quelli che ci hanno mandato, i giudei. Che cosa dici di te stesso? E Giovanni Battista risponde: io sono voce di uno che grida nel deserto. Pure Papa Francesco, ma è voce di uno che grida nel deserto di questo mondo. Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, i papi, tanti vescovi, preti, siamo voce di uno che grida nel deserto, in questo deserto. Dice: rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. E come si rende questa via diritta? Riconoscendo che abbiamo bisogno di Dio, non ci siamo fatti da soli. Abbiamo bisogno di Dio, l'uomo senza Dio diventa mostruoso, non è che senza Dio diventa un animale, rimaniamo agli istinti. Quando diciamo a una persona sin animale, sin bestia, gli facciamo un complimento. No, il problema è che diventiamo diavoli, diventiamo cattivi, diventiamo mostruosi. All'inferno non ci sono persone con una faccia umana, ci sono mostri, mostri, amici miei. Perché? Perché uno non riconosce, non accetta, si ribella a Dio, non accetta Dio. E noi, in fondo, amici miei, io lo dico spesso questa cosa qua, anche quelli che io ho bestemmiato quando ero giovane, Gesù Cristo, Madonna, San Francesco, ma anche se io non bestemmio più con la bocca, perché l'ho fatto quando ero nell'ignoranza, io certe volte bestemmio col cuore, ma come che me lamento con Dio, perché è Dio che permette tutto quello che accade. Ma può capitare una cosa brutta a me, alla famiglia mia, alle persone mie care, cioè non è che Dio mi preserva dai guai. Le fatiche, i dolori, non te li caccio. Ecco, questa è la... E allora ci lamentiamo, è come una bestemmia. E senza Gesù Cristo, e Gesù Cristo risorto da morte, se non siamo uniti a Lui, amici miei, parole, parole, parole. Rendete diritta la via riconoscendo la fragilità. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei, lo interrogarono e gli dissero: perché tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua, è un segno, no? In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, a lui io sono degno. Non sono degno nemmeno di slegare il legaccio del sandalo. E questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Allora, noi dobbiamo ringraziare quelli che ci ricordano che siamo peccatori, amici miei, che siamo malati. Ecco, perché è venuto e viene il Signore a guarirci, a dirci: alzati. Se cadiamo, e riprendi il cammino, impara e diventa umile. Questa è la meraviglia dell'esperienza cristiana. Nient'altro, amici miei. E fino alla fine noi peccheremo, fino a che non passiamo da questa dimensione all'altra dimensione, alla dimensione eterna, dove non c'è spazio e tempo, dove non c'è la debolezza della carne, le tentazioni. Ecco, noi peccheremo, ma avremo sempre questo Dio vicino a noi. E anche se, non solo se pecchiamo noi, ma se altri peccano
contro di noi ci fanno male, abbiamo sempre Lui vicino a noi. Ecco, questo è il senso profondo del Natale. Perciò facciamo alberi bellissimi, presepi dappertutto, illuminazioni, luminarie, tutto quello. Però non sperdiamo queste cose. La luce è qualcuno che diventa luminoso, non perché si è sforzato di fare il bravo, fare il buono, ma di uno che si è lasciato perdonare, ecco, come i pastori e come i magi, ecco, i veri rozzi rustici che ricevono l'annuncio e i veri sapienti, i magi, non facciamo i finti dotti, non serve a niente. E quindi chiediamo alla Madonna che ci aiuti ad essere disponibili. Domenica prossima sarà lei che ci inviterà ad aprire i nostri cuori per vivere la gioia vera del Natale. Quindi vi auguro davvero, ma davvero di cuore, che quest'ultima settimana, siamo nella novena di Natale, la possiamo vivere in questa attesa fervida, ecco, non delle solite cose che facciamo, che sono tutte belle, ma di quella gioia profonda di cui ognuno di noi ha bisogno, di sentirsi amato perché figlio, e non perché è bravo, buono, ma perché figlio. E questo cambia la nostra vita, cambia la vita del mondo. Buona domenica e arrivederci alla prossima. Siamo tutti su tu stesso giro, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua. Camminiamo sopra stessa terra, come se spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda. E tutte cose che ne siamo chini, quando morimo ne portiamo niente. Avimo sempre puzza sotto naso, facci mancare a chi ne non ci spirito.